a tutti e benvenuti su Cucina Botanica. Io sono Carlotta, insegnante di cucina vegetale, ed eccomi oggi con uno dei video più richiesti in assoluto da quando ho aperto questo canale. Un What I Eat in a Day che vi farà vedere esattamente che cosa mangio in una giornata completamente normale. Tutto questo video infatti è stato girato in una delle giornate scorse. Vedrete esattamente che cosa ho mangiato durante tutta quella giornata. Cominciamo subito. Mi sveglio sempre con più sete che fame e infatti ogni mattina inizio la mia giornata bevendo qualcosa, che può essere un tè, una tisana o un semplice bicchiere d'acqua. In questo caso ho iniziato la mia giornata con dell'acqua con dentro qualche goccio di lime. Dopo una mezz'ora mi viene sempre fame e quindi faccio colazione. Sulla colazione vi devo dire due cose, una è che non la salto mai perché la amo e l'altra è che sono molto ripetitiva con la colazione, mi preparo la stessa cosa praticamente tutti i giorni da anni perché la adoro, anche se non tutti i giorni, comunque è questa. In una ciotola metto un cucchiaio di semi di lino tritati, fonte di omega 3 che fa benissimo. Poi aggiungo un barattolo di yogurt di soia e una banana, che nella mia colazione c'è sempre, alla quale abbino la frutta che capita, possibilmente seguendo la stagione. In questo caso ho messo delle fragole perché stanno finalmente arrivando e io sono molto felice. Poi di solito copro il tutto con ancora un po' di semi, che possono essere di canapa come in questo caso o altro, e della frutta secca, che questa volta sono mandorle, ma anche qui vario sempre. Ultimamente vado particolarmente fiera della mia Nutella fatta in casa, quindi ne ho aggiunto circa mezzo cucchiaio sulla mia colazione. Vi lascio il video qui sotto per chi se lo fosse perso. E direi che siamo a posto. La mia giornata inizia così, di solito mangiando mentre leggo le mail o edito il prossimo video da pubblicare. A metà mattina mi torna sempre fame. Dovete sapere appunto che io ho quasi sempre fame e quindi ho mangiato tre fichi secchi. Per pranzo ho deciso di trattarmi coi fiocchi e di farmi un bel piatto di ravioli. Può sembrare una ricetta complicata, ma in realtà ci vogliono solo 20 minuti a prepararli. Cominciamo! Ho tagliato una zucchina a rondelle e in una padella antiaderente ho scaldato un cucchiaio d'olio con uno spicchio d'aglio. Ho iniziato a cuocere le mie zucchine facendole saltare in padella, aggiungendo il sale e pochissima acqua quando necessario. In 5-10 minuti le mie zucchine erano pronte. Ho messo anche del pepe e ho tolto l'aglio. Ho trasferito quindi le mie rondelle in un mixer, insieme a 50 g di tofu cubetti, che serve a dare più cremosità, ma che se volete potete anche omettere. Ho tritato e quando la mia crema è diventata omogenea, ho aggiunto anche qualche foglia di basilico. Io ne ho messe 5 o 6. Ho tritato ancora per qualche secondo ed era fatta. Ecco qui la mia crema. Ho tagliato a pezzettini anche un paio di pomodori secchi che useremo alla fine. Come ravioli ho usato questi, fatti solo di legumi, in questo caso ceci e lenticchie. Questi ravioli si cuociono direttamente in padella, scaldando prima un po' d'acqua con un goccio d'olio. Li ho buttati in padella, li ho mescolati per un paio di minuti e ho aggiunto anche la mia crema di zucchine, mescolando ancora delicatamente. Ho impiattato completando con il trito di pomodori secchi e voilà, ecco il mio pranzo, semplice ma molto molto soddisfacente. A metà pomeriggio allarme fame di nuovo. Di solito mangio solo un po' di frutta, ma la voglia di carboidrati complessi iniziava a farsi sentire. Quindi sono andata sotto casa, ho preso dei panini di grano duro e metà di uno di questi è finito così. L'ho tagliato a fette, l'ho cosparso con uno strato sottile della mia Nutella e ho arricchito due fette con qualche frutta di bosco, che come sapete non manca mai nelle mie giornate. E sull'ultima ho messo un po' di semi. Per cena ho fatto del farro con le verdure verdi. Sapete che mi piace cuocere i cereali in grandi quantità e poi congelarli perché richiedono una cottura molto lunga e giustamente una in settimana non lo può fare tutti i giorni. Quindi ho tirato fuori il mio barattolo dal freezer un paio d'ore prima di cena per farlo scongelare. Visto che li uso sempre, so già che uno di questi barattoli è una dose per due persone. E infatti a cena siamo in due perché torna Simone dal lavoro. Non avevo mai fatto questo piatto prima d'ora, ma è venuto molto buono. Ho tagliato degli asparagi per il lungo con un pelapatate. Non so perché in realtà, ma mi sembrava molto carino farli diversi per una volta. Alla fine ho tagliato le parti interne degli asparagi a pezzettini con il coltello. Ho tagliato anche dei fagiolini e ho usato dei piselli freschi. E poi ho lavato una manciata di spinacino che aggiungeremo alla fine.
Come per il pranzo, ho fatto scaldare un filo d'olio con uno spicchio d'aglio e ho iniziato a cuocere i piselli, le parti centrali degli asparagi e i fagiolini. Li ho salati e li ho fatti cuocere per qualche minuto, finché non sono diventati morbidi. Ho aggiunto poi il farro, che avevo cotto al dente, e gli asparagi a strisce, che per cuocere avranno bisogno di pochissimo tempo. Alla fine ho aggiunto lo spinacino, mescolando a fiamma spenta solo fino a quando si è ammorbidito. Ho messo un filo d'olio a crudo, ho regolato di sale e di pepe e ho impiattato. Ed eccolo qua. Noi ceniamo molto presto di solito, quindi se ci torna fame dopo cena, che è una cosa che succede abbastanza spesso, ci facciamo una tisana, un tè con della frutta. Ah, e un giorno sì, un giorno no, prendiamo anche la nostra vitamina B12 che io e Simone ci ricordiamo a vicenda. Come avete visto, non mi faccio problemi del tipo la frutta la sera no, o i carboidrati dopo le 2 del pomeriggio no, mangio tranquillamente quello che mi va in ogni momento della giornata, cercando ovviamente di mangiare abbastanza sano. E devo dire che sto benissimo. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia dato delle nuove ispirazioni. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto e se volete vederne altri simili potete iscrivervi al canale cliccando sul pulsante rosso iscriviti qua sotto. E se vi va potete anche seguirmi su Instagram, dove pubblico ogni giorno. Io direi che per oggi è tutto, grazie mille di aver guardato questo video e ci vediamo nel prossimo.